Ciao Simo. Sei pronto a morire oggi? Ti abbasso. No Simo, ti prego. Ti ammazzo. Vai, vai, andiamo. Dai, andiamo. Dai, vieni. Simo. Ciao Matti. Che è un carico. Dai Matti, vieni, dai, alleniamoci. Ciao ragazzi, oggi siamo alla Futura Sport di Michelino, sono con Simo e siamo carichissimi, ragazzi. Siamo bollenti oggi, ragazzi. Al massimo. Allora, oggi faremo un taglio un po' particolare a Simo. Nel bel mezzo del video faremo qualche esercizio, ovviamente lui mi spaccherà, faremo qualche mazzo, sfida. Mazzo, perché vedete il mio bicipite enorme. Quindi preparatevi, siamo carichissimi. Io Simo, sono prontissimo, ragazzi, sono caldo, non vedo l'ora di ammazzarmi. Dai ragazzi, partiamo. Io mi metto qualcosa. Ma ho fatto partire il flag, io non mi ricordo. Ok, iniziamo col taglio. Direi che dobbiamo far comprare la mantellina, quindi via. Oggi, cazzo. Ho trovato la Cambio. Ok, ora ci siamo. Ora c'è. Ok, Simo, stavo pensando a una cosa che molta gente si potrebbe domandare. Secondo te, un ragazzo della mia stazza, quindi bello magrolino secco, cosa dovrebbe fare per poter migliorare fisicamente, allenarsi, tutto quanto? Tu cosa consigli? Allora Matti, in realtà di come ce ne sono da fare tanto. Inizialmente la costanza di impegno è una delle cose che non deve assolutamente mancare. Allenamento, quindi tempo da dedicare, dipende tanto da te e dipende tanto da chi scegli. Anche l'alimentazione è una cosa importantissima. Non perderti nel fai da te, ma affidati a veri professionisti. Ad esempio noi qua siamo... Allora qua siamo in Via Lagrange 4 a Michelino. Siamo quattro ragazzi, tutti amiamo fare il nostro lavoro, quindi è una cosa che sicuramente è una cosa bellissima, il fatto che comunque trovi una palestra che ti dà questa possibilità, la possibilità di crescere, di essere seguite da persone professionali e da persone competenti soprattutto. Matti, però io qua ho caldo, ma alleniamoci un po', facciamo qualcosina. Ma tu sai con chi stai parlando? Dai, ti sfido, dai, facciamo qualcosa. Dai. Andiamo. Allora Matti, ho preparato tre esercizi, incominciamo dal primo, facciamo un po' di trazioni alla sbarra. Sono il migliore in quello. Ma io ora che pretendo almeno 100 trazioni alla barra. Ne faccio 200 con una mano. Continuiamo con il jump squat e l'understand push up, ci sarà da ridere. Ma tutti di fila? Tutti di fila. Alle elementari le facevo queste cose, ragazzi. Dai, cominciamo. Allora ragazzi, siamo all'inizio ancora del taglio. L'ho solo rovinato per ora. Allora, faremo trazione alla sbarra. Quindi Simo, dammi qualche consiglio. Parte prima lui, così almeno mi fa vedere un attimino. Allora, cosa banale, in realtà andiamo a chiudere bene le scapole, apriamo bene le braccia, buttiamo fuori l'aria in salita e testa oltre la barra, se no non vale. Sarà una sfida a tempo, ragazzi, quindi 10 secondi, anche perché di più non ce la faccio. Già tanto se ne faccio 3. Quindi Simo, sei pronto? Carichissimo. 3, 2, 1, via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 secondi, 10, stop! Mi sto ammazzando, quando sei arrivato? Che non lo ricordo. Non abbiamo contato. Ok, conta a me. Siamo dominati. Allora ragazzi, io penso che non ho mai fatto una, quindi... Almeno 10, ma... Vi sorprenderò. Ok ragazzi, sono pronto? Allora, 3... 2, 1, via! Dai Matti, però così non vale, dai, comincia a fare il senso. Io vado! No, scusate! 3, 2, 1, via! Ehi! Una! Dai Matti! Ne ha fatta una! Non è possibile farne solo una! Prossimo esercizio! Bene, allora Matti, io ho fatto una decina. Te mi sa che una non è fatta, quindi... È un buon punteggio, penso che sia buono. Io sono abituato ad alzare le macchinette, raga, non è che... Adesso, okay. Ragazzi, jump squat, ci sarà da ridere. Io non ce la faccio più, già stanco. Vale, proviamo, andiamo. Ok ragazzi, siamo col secondo esercizio, quindi Simo, spiegami anche questo. Allora, questo è molto facile. Bisogna saltare con i piedi larghi, quindi andiamo giù in squat, saltiamo tu e ritorniamo giù. Abbiamo 10 secondi e ne facciamo quante riusciamo? Un milione. Tutte mie queste sono. Primo, parti prima tu, Simo. Cronometro alla mano, 10 secondi. Vai, prontissimo. 3, 2, 1, via! In più gli abbonati, perché mi fa pena ragazzi, ma a parte non lo so, tocca a me. Allora, prima che mi ammazzi, allora devo fare tipo giù giù. Ehi, sei dove cazzo vado? Faccio una figura di merda in sto video. Ma ci sono carico. Allora 3, 2,
Uno, vai Matti. Fatte 4 e mezzo. Bene, dai Matti, cominciamo bene. Allora, arrivo al mio punteggio, io ne ho fatte 7, ok? E te ne fatte 12. 4 e mezzo. Ah, no, 5, ti prego. Te ne abbono mezzo. Vai, dai, 5. Comunque sono contentissimo del mio risultato. Adesso ragazzi, hanno fatto il push up. Sei pronto Matti? Ma guarda, io sono proprio così. Ok Matti, questo è un esercizio un po' più complicato. Per me non c'è niente di complicato. Bisogna metterci in verticale, ci aiutiamo con l'appoggio del muro e facciamo delle semplici distensioni sulle braccia. Quindi così. Lo faccio con dietro nel naso, così. Ah, 15 secondi, quindi siamo pronti. Sì, ma quando voglio parto. Andiamo. 3, 2, 1, via. Ma tu sei pazzo. Ma come? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ma boh, finito. Ma come faccio, sì, no? Allora, uno ho fatto uno, l'altro ho fatto quattro, qua manco mi metto in posizione. 3, sì, 2, l'ho già fatto. 1, via. Matti, devi salire. Aiutami, oddio. Bisogna fare l'esercizio. Cambiamo esercizio. Cambio, che faccio? Boh sì, ma essendo che non ce la faccio, a quanto pare abbiamo capito, proviamo a fare qualcosa di un po' più semplice. Allora, facciamo il semplice crossover, cavi alti. Ok, spieghiamo un po' come si fa. Ma in realtà basta prendere i cavi, non vado troppo sul tecnico, se no poi ci perdiamo. Ci portiamo un passo in avanti e andiamo a chiudere. Ok, perfetto. Okay. Mettiti i chili che vuoi, mettiti i tuoi miliardi di chili. Vado con 30 e 30. Sì. Ovviamente anche tu la passa in 30 e 30. Sì, ovviamente. Sì. Ovviamente cioè, faccio anche le gambe nel frattempo. Cioè. 3, 2, 1, via. Ok, passi in avanti, buttiamo fuori l'aria. Tu sei pazzo. 5. Sei col cronometro, Matti. 10 secondi o 15? 15, mancano 15, 3 secondi. Dai. 14, 15. Ok, ci siamo, Matti, tocca a te. Posso mettere un po' meno chili, per favore? Dai, va bene. Posso mettere una metà tua almeno? Posso metà, 15? Metà. 15 chili. 3, 2, 1. Vai, Matti. E una. Butta fuori l'aria, 2, 3, 4, oh, è forte davvero, 5, 6, ci sono, stavolta mi batte, vado, mister, 8, stop, potevo fare di più, dai, bene, Matti, ma non riesco più a muovermi, mi fa male tutto, fate un allenamento con lui, morite, raga, 8 per Matti, 8, grande Matti, e io 9, dai, un punto. Sì, solo col doppio dei chili, però. Sì, ma io sono morto. Cioè, dopo un allenamento del genere, devo pure tagliarti i capelli e mi stai uccidendo. Sì, ma in realtà è una cosa normale, sono i primi input. Non devi mai mollare la presa, anche perché poi se ti prefissi un obiettivo, quanto è bello crescere, quanto è bello avere un qualcosa che ti sei costruito e detto questo è mio. Cioè, secondo te cosa posso fare per rimanere costante? Cosa mi consigli? Incomincia a venire in palestra, ti trovi anche in uno stato nella quale stai più bene con te stesso, stai bene perché hai questo sentore di benessere. Io principalmente qua, ogni volta che vengo qua io in palestra, cioè c'è il saluto da una parte, qui vabbè, io e te abbiamo un rapporto bellissimo. Esatto. Quindi è una figata. Ma quindi poi ridiamo in continuazione. Ovvio nell'allenamento non si esce da là, cioè se ti devi allenare ti devi allenare, punto. Quindi veniteci a trovare, cioè veniteci a trovare, perché vi voglio vedere tutti soffrire come si deve. Secondo me la cosa più figa di sta palestra, sì, ti dico la verità, sono i corsi. Io mi scasso un casino. Cioè voi cosa fate? Cosa trattate? Qua facciamo ogni tipo di corso, da corso musicale ai corsi di combattimento. Ma mi è venuta un'idea, Matti. Ma... No. Ma io ci sono pensato. Basta. Ma perché non facciamo un po' di box? Ma tu sei pazzo, io non voglio trovare a casa bollato. Dobbiamo provarci, Matti. Sei facciamo, pronto? Facciamo, dai, dai. Andiamo. Dai Matti, vieni, dai. Matti, va bene che ti faccio fare un po' di pugilato. Sono dolente. È un po' esagerato, vai. No. Cosa devo fare? Allora, cerchiamo di posizionarci in maniera corretta. Dimmi cosa devo fare. Andiamo col piede leggermente indietro, copriamo bene il mento col destro, sinistro in avanti, uno e tiri in avanti, due e vai con l'altro, ok? Uno e due. Ok, sei, Matti? Ma ci sono. Uno, due, uno, due. Sono bravo, ti ho preso il vizio. Guarda che io sono un king del pugilato, io sì,
Chiamo, vedi come mi muovo sulle punte. Raga, c'è di respirazione, c'è di movimento, guarda là, guarda là. Potremmo fare un po' di sparring, no? Cos'è? Sparring con le pistole? Io mi dissocio da questa cosa. Sparo incazzate, sì. Adesso tocca a me, dai. Tiro qualche pugno io. Ma tu sei pazzo? No, dai. Io devo fare. Oddio, oddio. Proteggimi. Aiuto. Sono malissimo. Aiuto. Anzi, prima di partire sono ancora gasato. Jack, ammazzo, Jack. Scusate, ragazzi. È normalissimo questa reazione. Però devo ammettere che il mio lavoro è quello da personal trainer. Qua c'è un maestro di box che è fantastico, che ti può seguire in tutto e per tutto. Come, okay, come nella palestra c'è anche il professionista del pugilato. E a Jack lo ammazzerei qua a fianco. Ok, ragazzi, mi è finito il taglio, quindi Simo, fai vedere un po'. Fai vedere un po' i lati. Ragazzi, sono praticamente rinato. Guardando il punteggio, sei molto bravo a fare il tuo, però ti ho battuto. Matti. Allora, diciamo che sono partito con la cosa che sapevo già di perdere. Però vi giuro che, ragazzi, migliorerò. Mi rispederai qua, facciamo un'altra sfida. Assolutamente, ragazzi, sarà mio ospite. Simo, è stato un piacere. Piacere mio, Matti. Grazie a tutti per aver visto il video. Vi lasciate ringrazio. Mi piace, commentate, iscrivetevi. Mi raccomando, via La Grange 4, Michelino. Si chiama Futura Sport. Vi aspetto a tutti. Chiunque vada in palestra e dica codice Gala con il corso annuale a tutti i corsi gratuiti per tutto l'anno, in più una coaching con Simone. Esatto, esatto. Quindi solo con me, ragazzi, avete queste cose. Quindi grazie di tutto, Simo. Grazie a te, Matti. Sei migliore. No. Ciao, ragazzi. Vai, dai. È morto, ragazzi, non ce la fa più.